Stefano De Martino dichiara di amare Belén Rodríguez. Stefano De Martino, ex marito della sugar argentina Belén Rodríguez, ha postato su Instagram un video nel quale dichiara il suo amore per Belén Rodríguez. Il ballerino, ora impegnato a condurre su Real Time il casting Amici, insieme a Marcello Sacchetta, e prossimo alla partecipazione come mentore al programma Selfie Le cose cambiano, non aveva finora mai apertamente parlato della sua vita privata con Belén Rodríguez. Stefano inaspettatamente lo fa attraverso un video, rispondendo alle domande che gli vengono fatte dai fans. E quello che rivela davanti ad un obiettivo è scioccante e molto probabilmente apre uno spiraglio di possibilità per chi vuole un giorno rivedere la coppia unita. De Martino apertamente rivela che sarebbe un ipocrita se dicesse che non è ancora innamorato di sua moglie. Stefano si rivolge anche ai detrattori, dicendo di non parlare male di Belén, visto e considerato che ancora è sua moglie. Inoltre la difende dicendo che coloro che la offendono non la conoscono per quello che è, riferendo che altrimenti non l'avrebbe scelta per fare un figlio di una famiglia. L'uomo non gradisce leggere i commenti che parlano male di Belén, visto che è la madre di suo figlio, sottolineando il fatto che tali persone acquistano solo la sua antipatia. I fans inoltre domandano al ballerino la motivazione per la quale lui e la moglie hanno chiamato il figlio Santiago. Lo stesso replica dicendo che Belén adorava quel nome e nello stesso momento lui stava leggendo il libro Il Cammino di Santiago. I più curiosi inoltre chiedono a Stefano che cosa ne pensa di Iannone, nuovo fidanzato di Belén, ma lui glissa la domanda replicando che non può esprimere un'opinione visto e considerato che non lo conosce. A Stefano De Martino gli viene chiesto che rapporti abbia con la famiglia di Belén e lui risponde che sono stati tesi, ma che alla fine tutto si è sistemato per l'amore in comune che c'è per Santiago. Qualcuno, sfacciatamente, chiede a Stefano quale significato abbia il nuovo tatuaggio fatto sulla mano sinistra, che riporta il numero 13. Il ballerino però replica la domanda dicendo che quello è un mistero che vuole tenere per sé e che molto probabilmente lo svelerà nel prossimo video. Durante l'intervista di Maurizio Costanzo a Belén Rodríguez, la showgirl ha dichiarato, tra le altre cose, di essere stata lasciata da Stefano De Martino. Ora lui, attraverso un video, dichiara di essere innamorato di sua moglie. Che cosa ne pensate voi? Credete che Stefano e Belén tornino insieme? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.